Queste sono le immagini della inondazione di Firenze del 4 novembre 1966, la più grave nella storia della città. Il documentario è dedicato a coloro che sono stati colpiti e hanno sofferto. È dedicato a tutti gli italiani che nelle città e nelle campagne, in un terzo del nostro paese, sono stati vittime dell'inondazione. A coloro che hanno lavorato e stanno lavorando qui e in molte parti del mondo perché ricominci la vita delle famiglie e delle città colpite. Con il regista Franco Zeffirelli, che è fiorentino, abbiamo deciso di dare una testimonianza di questi tristi giorni di Firenze, del suo sforzo di risollevarsi, del suo bisogno di aiuto. Io sono del Galles e il piccolo paese dove sono morte 150 bambini a Barvan, vi ricordate, in El Galles. E la mia gente che è morta in quella orrenda disgrazia. Ma quando ho saputo che un terzo dell'Italia era coperta dall'acqua, che le case, il bestiame, il lavoro, la speranza, persino la vita di tanta gente erano andati, distrutti. Ho pensato, questo è ancora peggio di Abarvan. Terribile in cui tutto è accaduto, ormai lo sapete. Solitudine a momenti disperati della gente colta alla sprovvista di sorpresa. E i fiumi d'acqua e di fango che vanno sempre più forte fino a 50, a 60 chilometri all'ora.
fango copre tutto e riempie ogni cosa. Un fango pesante e intriso di nafta. L'acqua ha portato via tutto, o quasi tutto, quello che moltissima gente possedeva. Cosa volete io dia? È un dramma e le testimonianze sono queste. Quello qui, dopo 17-18 anni di vita artigianale, con una passione e di un'attività non indifferente, voi come vedete la testimonianza l'è qui sul tavolo. Tutto devastato ed è un po' difficile battersi. Spero, se troverò la forza e... Le necessità purtroppo sono grandissime. Io d'altra parte non so fare un altro lavoro, so far questo dei lavori, per quanto io lo ami questo lavoro, ma sono anche preso da una necessità impellente per vivere. Non voglio mica vivere di elemosine, bisogna vivere di lavoro. E a un certo momento per vivere di lavoro, questo è quello che io so fare, lo farò. Guarda che è arrivata tanta roba, non lo so.
Quello che è accaduto a Firenze, al di là di ogni immaginazione, ma quello che rivelano le cifre è ancora più grave. Va oltre le previsioni più ansiose. Ho visto il professore Friedrich Hart, subito dopo la sua visita a Firenze. Hart è uno dei più grandi studiosi dell'arte di Firenze nel mondo. All I can say is that these last days in Florence have been... Questi miei giorni a Firenze sono stati fra i più tragici e incredibili di tutta la mia vita. Avevo lasciato Firenze alla metà di luglio. La città era splendida, piena di sole. Sembrava che le tristi memorie della guerra fossero state cancellate per sempre. I musei erano pieni di turisti, pieni di appassionati dell'arte. E i negozi colmi di quelle splendide cose italiane che gli stranieri sognano per anni di venire a comprare da voi. E adesso io ritorno e mi trovo circondato dal fango, dalla distruzione, i lungarni che non esistono più, centinaia di opere d'arte rovinate, grandi capolavori perduti per sempre, migliaia di libri immersi nell'acqua e nel fango, una cosa che mi sembra impossibile, che non mi riesce di capire. Ho camminato nelle strade sconvolte di Firenze e mi venivano le lacrime agli occhi e un nodo alla gola. Io non potevo convincermi che una cosa simile e di tali proporzioni fosse accaduta davvero, che questo potesse accadere a una città che amo come non amo alcun altro luogo al mondo. Io so che tutto questo sarà cancellato, che Firenze tornerà come prima. Conosco il coraggio e la forza di questa gente fin dal tempo della resistenza e della guerra. E ho visto lavorare questa gente con una tale passione, con un tale impeto, con un così grande amore per la vita che nessuno, nessuno che non sia stato qui in questi giorni potrà mai veramente capire. Put into their unspeakable task of clearing off the filth, an enthusiasm, a joy, a belief in the future of their city that is impossible to understand to anyone who has not seen it. E questo è il primo rapporto del professor Hart sui danni subiti dal patrimonio artistico di Firenze. È un rapporto impressionante e purtroppo non ancora completo. The city of Florence is still in the most desolate condition. There are certain points in which the water was 7 meters high, and even more, especially in the Santa Croce area. Questa era Santa Croce prima della inondazione. Nella versione inglese e americana di questo documentario noi l'abbiamo fotografata a calore per mostrarla in tutto il suo splendore. I remember being in this beautiful church of Santa Croce last May for Quest'estate ero venuto a Firenze, ero qui, ero in questa chiesa e suonavano il Messia di Handel. Era meraviglioso. Mi sembra incredibile quello che vedo adesso.
cartolina la mettete... La cartolina si mette per proteggere il colore che una volta alluvionato la mestica si disintegra, non regge più, cioè la preparazione gesso, colla, non reggerebbe più il colore, e nel seccare, prosciugandosi, viene queste falde di colore che vanno via, come è successo purtroppo agli altri. Questa è la perdita più grande, la più irreparabile fra tutti i capolavori di Firenze, il crocifisso di Cimabue. È stato dipinto alla fine del XIII secolo, era considerato un momento fondamentale nella storia dell'arte. Adesso l'80% di questa opera meravigliosa è perduta e nessuno potrà più vedere il Cristo di Cimabue intatto, come era arrivato attraverso i secoli fino a noi. Allora io mando il camion dicendo che noi abbiamo avuto l'ordine di mandare la rusta e il camion lì. Vabbè, ci mettono in galera noi due, super bravo. Bisogna avere un po' d'umorismo a sto mondo, no? C'è una ruspa mandata per il comune. Questa ruspa in tutta la giornata lavora quattro volte. Per il comune di Firenze noi affoghiamo nel sudicio e questa ruspa non si può muovere se non è comandata. Ma adesso è il rumore del lavoro che domina su tutto a Firenze, il lavoro che continua anche di notte affinché Firenze possa tornare presto la città di cui tutti abbiamo bisogno. I love Florence. Io amo Firenze, ci sono stato per la prima volta durante la guerra, ma voglio testimoniare che la cosa che mi ha colpito di più in questi giorni è stato il comportamento dei giovani. Quante cose si dicono dei giovani di oggi, ma io non ho mai visto più generosità, più efficienza e più bravura. Questi ragazzi a Firenze sono stati meravigliosi. What a disaster! Thank you.
Appena si è capito che cosa era successo, tutti i ragazzi sono corsi qui, con quello che avevano, con e senza strumenti, arrangiandosi in qualche modo. Sono venuti tutti a dare una mano. Bisognava farlo. To me, it's an unspeakable tragedy to have this accumulation of knowledge. Un simile cumulo di culture e di civiltà distrutto così all'improvviso è una tragedia incredibile. Credo che ognuno, che ogni essere civilizzato sente il dovere umano e civile di fare il possibile. Che differenza fa se uno è inglese o americano o italiano o tedesco, olandese o cinese? Questa è la civiltà. I think those of us who came down from Bologna without even talking about it just assumed that this was the thing for civilized people to do. And it doesn't make any difference whether one is an American or an Englishman or a German or an Italian or Chinese or whatever. This is civilization that's being damaged here. Senta, professor Bonsante, mi deve spiegare come mai ritardate a togliere l'acqua dallo scantinato qua? Perché secondo il mio criterio l'acqua mi difende dal fango, cioè mi permette di evitare che i libri rimangano coinvolti dalla fanghiglia che si è adunata nel fondo. Quindi tenendo il fango molle è più facile estrarre i libri? È più facile estrarre i libri e anche più facile che le pagine dei libri non si attacchino fra loro in modo che sia poi impossibile distaccarle. Ho capito. Dunque si fa così. Si separano piano piano le pagine, si raschia con molta attenzione la superficie dei fogli e poi si cosparge ogni foglio di talco. Fango, persone morte, beni e lavoro perduto, capolavori distrutti.
per sempre. E c'è gente che lavora, giovani e vecchi, uomini e donne, da giorni e giorni, nel fango, cercando di fare in tempo a salvare quello che non è ancora perduto. Adesso Firenze ha bisogno dell'aiuto di tutti, perché Firenze appartiene al mondo, quindi è anche la mia città. In una vasta prospettiva storica vi sono solo due città che hanno un ruolo unico e a parte, e sono Atene e Firenze, perché in queste due città la libertà dello spirito umano ha saputo creare un'arte di dimensione e di potere immenso. Qui a Firenze, si può dire senza esagerazione, è il punto di inizio della storia moderna. Firenze non è soltanto una città italiana. Firenze appartiene a noi tutti. Per questo siamo qui. Adesso la cosa più importante è che la gente veda, che tutti nel mondo sappiano esattamente che cosa è successo qui. Anche chi non era qui, anche chi non è stato giù in quelle cantine a lavorare nel fango, deve sapere che c'è bisogno di aiuto. E ce n'è bisogno subito. Adesso è il momento in cui tutti devono aiutare. Servono gli strumenti, serve il lavoro qualificato degli esperti, servono mezzi, denaro per questa città. Ora in America e in Inghilterra è stato formato un comitato per raccogliere aiuti per gli italiani colpiti dalle alluvioni e per salvare i capolavori di Firenze. Noi, con i mezzi della televisione italiana, abbiamo fatto questo documentario per quel comitato. Per me, come per tanta gente, era l'unico modo per far sì che la commozione non restasse soltanto commozione, per dire grazie a Firenze. E ancora troppo poco per tutto quello che questa cara città ci ha dato.